vedete, ho in braccio il mio accessorio preferito, non passa mai di moda. Qui sul letto ho steso i vestiti, che è l'unica cosa che si può stendere sul letto in questo periodo. Allora, diciamo che il mio stile è un po' un mix. Io ho coniato questa espressione, non so se si può dire, che è Troia Tirolo. Un po' tirolese, sì, e un po' sexy. E quindi diciamo che mi piace sempre mixare le cose che appartengono a questi due mondi. Quindi non so, ad esempio metto la gonna di paillette con un maglioncione che invece può essere appunto il maglione del nonno. Questo è realmente un maglione di mio nonno. Beh, un brand che mi piace tantissimo è Miu Miu. Questa è, vabbè, una camicetta di Miu Miu che comunque ha fatto un po' dell'ugly chic, diciamo, il suo fashion statement. Poi mi piace molto lo stile francese. Questo è un abito di Rouge di Jean Damas, il brand dell'influencer francese. E d'estate, primavera, lo porto con le mista, queste qua di paglia. Quindi look molto Parigi. Questo è un altro capo a cui sono molto affezionata, è un maglioncino di Marco Brambaldi, che è un mio amico, uno stilista. Questo, diciamo, è uno dei suoi pattern basic con i cuori. Un altro capo molto molto basic del mio armadio è il Barbour, che metto spessissimo, soprattutto per uscire con l'unico uomo della mia vita, cioè il cane. E niente, beh, mi piace molto, poi è stato riportato in auge da The Crown. Boh, è un pezzo molto bello, molto basic, molto British, sono una grande fan dello stile British. Poi questo giubbotto, ci sono particolarmente affezionata, è un giubbotto vintage di Reebok. E mi piace tantissimo perché mi fa sentire un po' Lana Del Rey. Anche questo è un pezzo che metto molto spesso, abbinato, diciamo, in maniera un po' più tragicomica, sotto dei blazer così. E è un body di questo brand danese che si chiama Amy Muse Studio. Anche questo l'ho comprato recentemente. Questo è un pezzo molto cheap, l'ho preso in un negozio cinese in Porta Romana, però mi piace molto. E invece, tornando alla parte tirolese, c'è questo maglioncione che ho preso a Berlino in un mercatino alle 8 del mattino, dopo che avevo fatto serata. Ero convinta fosse di Missoni, ma non è di Missoni, però nella mia testa è sempre di Missoni. E è molto bello, questo lo metto con un total black. E poi sì, anche una grande passione sono le giacche di tweed, ne ho selezionate tre. Questa, che è senza marca, presa a un vintage, e me la metto spesso a Natale o in quel periodo lì. Questa invece l'ho presa a Parigi in un vintage ed è di Ungaro. È molto carina, anche questa l'avevo messa un capodanno perché è un tweed glitter per le feste. E invece questo è un, diciamo, per la parte ecologia, sostenibilità, è un completo di un mio amico che si chiama Gioacchino Gentile, che fa tutti questi completi con tessuti vintage. Questo, se non sbaglio, viene da una vecchia poltrona e è molto carino, non ho ancora avuto occasione proprio di metterlo per uscire. E è molto carino e sono tutti pezzi vecchi, quindi anche questi bottoni sono di sua zia e mi piace sembrare una tappezzeria a volte. Allora, poi sono una grande fan degli accessori. L'ultimo acquisto sono stati questi orecchini con la ciliegia. Molto, insomma, quiero ser contigo lo che il verano di quella poesia lì, non scherzo. E allora, mi piacciono molto i cappelli un po' eccentrici. Questo è un borsalino vintage che mi sta piccolo, ma mi piace averlo. Mi piace molto. Questo invece è un po' un turbantino alla Marta Marzotto che avevo preso su Asos, a cui sono molto molto affezionata.
Poi, tornando un po' sul versante tirolese, mi piacciono molto i gilet. Questi sono due gilet di Benetton vintage che appartenevano a mia mamma. Questo, mi piace metterli molto con le camicie bianche, con le camicie di jeans, e anche questo mi piace molto. Le borse, questa è la mia borsa più expensive, per la quale ho fatto molta fatica a pagare l'affitto per mesi, che è la 2.55 di Chanel. E poi un altro accessorio che uso spesso sono i fularini, anche il mio cane ha sempre un fularino, e la preference di stile sono gli esistenzialisti francesi, che si mettevano negli anni 70 al bar con i foulard a leggere. Poi un'altra mia icona di stile è Alexa Chung, e ho tanti pezzi suoi. Questo è uno dei miei preferiti, che è una salopette bianca, e lei insomma fa un po' delle salopette il suo fashion statement, e questa è molto carina. Diciamo che non sono una da total wife, però questo pezzo lo utilizzo. Ho altre giacche un po' eccentriche che vi posso fare vedere. Queste tre le ho prese tutte al mercatino sul Naviglio. Questa un po' da cowboy, mi piace molto. Poi questa un po' concetto. Questa invece, che è una cerata, diciamo un po' anni 70, no? Questa è di Monchi, mi sono sbagliata, e è molto molto carina. Sono una grande fan, diciamo, in genere dei capispalla. Poi delle scarpe più simpatiche, allora mi piacciono molto queste, che sono delle scarpe estive, e sono delle Melissa, però in collaborazione con Opening Ceremony. Fanno molto Chloe Sevigny, secondo me. Poi tra le scarpe che uso di più ci sono queste, che sono sempre vintage e che ho pagato 5 euro al mercatino, ma mi piacciono tantissimo. Sono delle scarpe modello baby, sempre un po' da signorina. Avendo origini austriache, c'è una parte di me che adora un po' gli zoccoli, come questi qua che indosso, che sono di Aloas, e le Birkenstock. Ho queste un po' fashion, che vabbè, in questo periodo che stiamo tantissimo in casa sono state un investimento, e queste invece che proprio sono pesanti, però mi piacciono tantissimo. Ah, questi sono gli zoccoli di mia nonna, che li ho provato, adoro proprio gli zoccoli. E poi tra le ultime scarpe un po' più expensive che ho comprato ci sono questi stivali di Marcel, che sono dei combat boot molto easy going, che vanno bene perché hanno la pelle dura e il cane non me le morsica. Le sneaker ce le ho, ma non le uso tantissime. Queste sono le mie preferite, che sono delle Nike Internationalist. Direi che ho parlato abbastanza.